Ave Maria, cari fratelli e sorelle, un saluto da Fra Pietro. Anche questo mese ci troviamo per il consueto appuntamento di inganni umani e diabolici. Questo mese vorrei farvi una sorpresa, se così si può dire. Vorrei lasciare un attimo il filo delle catechesi tematiche, quindi su un tema specifico che di volta in volta abbiamo affrontato. Per lasciare la voce, lasciare la parola agli esorcisti, quindi non su un tema specifico, ma potremmo dire interviste, dichiarazioni a 360 gradi, la loro testimonianza. È chiaro che di materiale in questo senso ce n'è in abbondanza, bisognerebbe semplicemente saper cercare e selezionare. Cosa che del resto anche ciascuno di voi, se fosse interessato ad ascoltare la voce degli esorcisti, può fare. Ma io per questa occasione volevo vedere con voi, volevo affrontare con voi almeno un paio di queste qui. Vediamo tempo permettendo, se riusciamo a leggerle tutte e due. Sono un'intervista e una testimonianza, quindi ecco, dei due forse massimi esorcisti italiani degli ultimi decenni, uno ancora vivente ed è addirittura il presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, il padre Francesco Bamonte. L'altro purtroppo non è più tra noi, benché lo sia stato per tanti, tanti anni e abbia svolto un ministero straordinario di esorcista, forse l'esorcista per antonomasia, molti lo ricordano come tale, il padre Gabriele Amort. Vorrei partire però dalla testimonianza resa dal padre Francesco Bamonte. Si tratta del resto di un intervento molto importante anche non solo per il contenuto, ma anche per il momento in cui è stato pronunciato questo discorso, o meglio, più che un discorso, sì, era uno scritto che poi dopo è stato esposto oralmente. Perché gli esorcisti internazionali, quindi l'Associazione degli Esorcisti Internazionali, tiene ogni anno un convegno di studi proprio per approfondire tutto ciò che sono gli argomenti che ruotano attorno al ministero dell'esorcista e quindi si parla appunto di tutte le cose di cui parliamo in genere in questa rubrica e ci fu nel 2013, nel settembre 2013, in occasione appunto di questo convegno, anche un intervento del padre Francesco Bamonte titolato I fondamenti evangelici dei segni indiziari di possessione diabolica riportati nel rituale degli esorcismi. Lui faceva un'esposizione del tema, ma alla fine di questa esposizione rendeva la sua testimonianza personale, alcuni aspetti della mia esperienza di esorcista. Io ho trovato questa sua testimonianza molto utile, non solo per coloro che fossero, ahimè, disturbati da questi segni di possessione o vessazione diabolica, ma anche per coloro che non lo sono, perché in ogni caso le parole del padre Francesco Bamonte offrono delle indicazioni di carattere spirituale universalmente valide, quindi valide e utili da cui si può trarre giovamento per tutti. Allora, io vi leggo e se sarà necessario ogni tanto anche commentare questa testimonianza del padre Bamonte, lo farò. Leggiamo insieme allora. La prima cosa che mi colpisce, dice padre Bamonte, nell'esercizio di questo ministero, è il confronto tra l'azione del demonio da una parte e quella di Dio dall'altra. Come affermava un relatore intervenuto alcuni anni fa ai nostri convegni, il demonio è prepotente, la sua furia distruttiva lo rende appariscente e sembra assorbire tutta la nostra attenzione. L'azione di Dio invece è nascosta, silenziosa, risanante, ma è quella che alla fine, se si persevera, risulta efficace e vigorosa,
imponendosi in modo invincibile. Già questo è un elemento di profonda verità su cui va posta la nostra considerazione, attenzione, perché la tentazione, una delle tentazioni ordinarie che abbiamo, è sempre quello di credere vero ciò che in modo appariscente si manifesta anche ai nostri sensi, e non vero ciò che non si manifesta in modo così appariscente. E di solito tutto ciò che proviene dal demonio è violento, appariscente, pacchiano, potremmo dire così. Ciò che invece proviene dalla grazia di Dio, dalla grazia di risanante, degli interventi, insomma, che provengono da Dio, sono talvolta nascosti, silenziosi, non si impongono secondo una logica umana. Basterebbe anche pensare al modo in cui Dio si è reso presente nei luoghi e nei tempi di martirio. Talvolta ci sono stati grandi miracoli, ma altre volte questi miracoli sono stati quasi direi silenziosi. Si pensi ai martiri del XX secolo, sotto il nazismo, il nazionalsocialismo, sotto il comunismo. Sono a volte dei segni della grazia di Dio che hanno portato anche delle conversioni, hanno portato delle testimonianze di eroica resistenza nella professione di fede, però in modo così non appariscente, tale che ci possa far dire Dio ha trionfato. Dio ha trionfato in quei martiri secondo una logica divina, non una logica umana. E così spesso avviene anche con la grazia risanante in questi casi. Quindi attenzione a non lasciarci ingannare da questa tentazione sensazionalistica, per cui ciò che è sensazionalistico è vero e ciò che non lo è non è vero. E invece non è così. La grazia di Dio c'è ed è anche più potente delle nefandezze prodotte dallo spirito delle tenebre. Continuiamo con la testimonianza di Padre Bamonte. Mi consola grandemente all'interno di questa esperienza toccare quasi con mano l'intervento e l'azione materna della Madonna. Il Padre Bamonte ha scritto addirittura un libro, La mia esperienza di esorcista, la Madonna è la mia esperienza di esorcista. Per cui la presenza mariana lui la vede, l'ha vista, la continua a vedere e l'ha testimoniata a più riprese in modo veramente bello. Forse tra gli esorcisti è uno di quelli che più l'ha testimoniata. Cosa dice? Dice che la sua incessante e quasi tangibile presenza e protezione è un'ulteriore prova dell'insanabile conflitto tra lei e le forze avverse del male. Lei interviene laddove il male si scatena. Lei si pone come catecon, come forza che ostacola l'azione distruttiva di Satana, anche nelle povere vittime colpite dalle sue arti malefiche. Gli atteggiamenti e le reazioni dei demoni attestano la verità delle parole che Dio rivolse a Satana: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa. E tu le insidierai il calcagno. E confermano la materna intercessione della Vergine che con amorevole e speciale sollecitudine e con immensa tenerezza di madre interviene accanto ai suoi figli sofferenti, lottando per essi e con essi contro Satana. Quanto è importante per tutti coloro che dal male si sentono effettivamente disturbati, colpiti, vessati, ostacolati, ricorrere con grande confidenza e con speciale premura alla Vergine Santissima, a colei che è potente contro il male, è forse il rimedio dei rimedi, è il segreto dei segreti, è qualcosa che dobbiamo profondamente, di cui dobbiamo essere profondamente convinti nella nostra lotta contro il male. La lotta contro il male, in effetti, è la lotta di ogni uomo su questa terra, non solo, e forse neppure principalmente, di coloro che sono colpiti da elementi malefici. È la lotta dell'uomo contro le forze delle tenebre, perché il demonio vuole strappare tutte le anime, a Dio e portarle nel regno dell'inferno eterno con lui. E quindi in questa battaglia, in cui ciascuno è coinvolto, il ricorso a Maria Santissima è indispensabile. Altra cosa che mi colpisce, continua il padre Bamonte,
durante gli esorcismi, negli atteggiamenti e nelle espressioni dei demoni, è il loro temere e odiare terribilmente l'offerta, attenzione a questa cosa che testimonia Padre Bamonte, l'offerta che facciamo di tutto noi stessi a Dio per amore, in particolare se fatta in spirito di riparazione dei nostri peccati e dei peccati degli altri, porgendo previamente questa offerta nelle mani di Maria affinché sia lei stessa a presentarla a lui. Ho sperimentato frequentemente la potenza di tale offerta. Mi è capitato spesso, infatti, sia nel corso degli esorcismi, sia nel mio ministero sacerdotale, mentre ero a colloquio con la persona posseduta e le insegnavo come si vive l'offerta di sé a Dio, che il demonio fino a quel momento nascosto all'improvviso si manifestasse infuriato, poiché non sopportava che facessi tale catechesi. La stessa cosa accade quando, durante l'esorcismo, invito la persona, se è in grado di sentirmi, di offrire nel suo cuore a Dio per le mani della Vergine ciò che sta soffrendo. Sempre il demonio a questo punto si infuria grandemente, non sopporta questa offerta, che è per lui una grande sconfitta, perché quel male che lui ha fatto si trasforma in un bene per quella persona e per tante altre. Questa esperienza conferma dunque, con chiarezza, che tale offerta a Dio è un mezzo efficacissimo, non solo per sottrarre ai demoni i corpi da loro posseduti, ma anche e soprattutto per strappare ai loro artigli tante anime che vivono nel peccato. Davvero, fratelli e sorelle, queste parole sono parole da incidersi nello spirito a caratteri cubitali, perché sono una testimonianza vera in quanto reale, in quanto fatta a più riprese da un esorcista che esercita il ministero e riguarda una realtà di fondamentale importanza nell'economia della spiritualità cristiana. Perché se si capisce non solo con la testa, ma anche col cuore, che questa offerta delle sofferenze, della vita, dei propri dolori, non è semplicemente qualcosa che bisogna farlo perché ce lo chiede l'esercizio della virtù cristiana, perché comunque non si può fare diversamente perché oramai ci si trova in mezzo a tali dolori, ma è invece un elemento di potenza divina nel mondo, nelle anime, che scardina, fa tremare le mura, della città di Satana posta in questo mondo, che, come dire, anche scardina la sua presenza nelle anime, nei luoghi da lui infestati, allora cambia tutto, fratelli e sorelle, perché non solo non ci sentiamo avviliti nei nostri dolori, benché chiaramente c'è il dolore della natura umana, sia dal punto di vista materiale, umano, corporale che spirituale, per quei dolori che si soffrono, ma subentra una specie di gioia celeste nel sapere che noi siamo corredentori di noi stessi, della nostra anima e di tante altre. Questa cosa la insegnano tutti i santi da 2000 anni a questa parte, da 2000 anni di storia della Chiesa. I santi, i martiri, i dottori, i predicatori, tutti la insegnano. Non possono aver sbagliato tutti, capite? È così, solo che noi non vediamo questa efficacia se non in rari casi, con gli occhi sensibili della carne. Talvolta potremo anche vedere qualche conversione lampante, ma, o altri effetti lampanti della nostra offerta, ma generalmente ciò non avviene, ma non per questo non avviene. Crediamo in quello che dice il Padre Mamonte perché questo ci cambia la vita, fratelli. Se noi entriamo in questa ottica, la nostra vita effettivamente cambia. Passiamo a un altro tema di questa testimonianza del Padre Mamonte, che è un tema spinoso, delicato, ma fondamentale, quello del perdono. Colpisce, dice Padre Bamonte, anche durante gli esorcismi, il valore incalcolabile del perdono per vincere il demonio. Un giorno accadde che egli mostrasse un grande disturbo verso la persona che possedeva. Ritenevo che ciò fosse attribuibile all'offerta di tutte le sofferenze che, come sapevo, quella donna rinnovava con amore a Dio. Il demonio invece esclamò: "Peggio!
Mi venne spontaneo ordinargli di dirmi nel nome di Gesù e che cosa può esserci di più disgustoso per te che offrire a Dio continuamente la nostra vita. E lui immediatamente esclamò: «Questa», poi aggiunse una parolaccia, «perdona tutti!» Compresi dunque che l'offerta a Dio della nostra vita è veramente autentica quando ci rende misericordiosi verso gli altri, perdonandoli e pregando e offrendo la nostra sofferenza per il loro vero bene, che è l'eterna salvezza. Dovremmo meditare di più sulla misericordia di Dio per diventare a nostra volta misericordiosi, partendo dagli insegnamenti, dalle parabole e soprattutto dalla vita di Cristo. Ecco, cari fratelli e sorelle, breve questa testimonianza sul perdono, ma di grande incisività. Una delle cose più difficili in assoluto per chi vede distrutta materialmente la sua vita a causa di persone cattive, malevole, malvagie, che ricorrendo a maghi, a fattucchieri, ricorrendo a malefici, effettivamente è potuto rovinare la vita di una persona, la cosa più difficile è quella di perdonare di vero cuore e desiderare la salvezza eterna di quell'anima. Non c'è nulla di umano in questo. La natura umana non può arrivare a questo. Eppure è un comando esplicito del Signore, quello di perdonare i propri nemici. Ma attenzione, per ben capire questa cosa, non dobbiamo, chiaramente non sta a noi né la possibilità né il dovere di riconciliarci con la persona che ci ha fatto il male, se la persona continua a fare il male e se quella persona, magari anche se non fa più il male, non ha nessuna intenzione di riconciliarsi. Non c'è uguaglianza, non c'è immedesimazione tra perdono e riconciliazione. Il perdono è un fatto puramente spirituale, un fatto che proviene dal cuore, mentre la riconciliazione comporta una restaurazione dei legami umani, dei legami sociali con un'altra persona. Noi non possiamo, non dobbiamo e talvolta non è neppure giusto che sia così, riconciliarci con quelle persone che ci hanno fatto il male, perché quelle persone che hanno fatto del male devono stare alla larga e il riprendere certi, come dire, certi legami potrebbe poi dopo nuocere e a sé e agli altri, quindi tenere lontane le persone malvagie, ma bisogna perdonarle perché anche offrendo quelle sofferenze si ha effettivamente la possibilità di strapparle agli artigli di Satana. E una persona dice: io non ho nessun interesse a farlo perché deve giustamente pagare per quello che ha fatto. E questa è una giustizia retributiva di tipo umano. Tanto, cari fratelli, non vi preoccupate, perché la giustizia di Dio agisce sempre, anche se una persona, per un atto di eroismo assoluto di chi addirittura lo perdona e gli offre le proprie sofferenze, non sarà mai non rispettata la giustizia di Dio. Comunque ci sarà un lungo purgatorio, comunque ci saranno pene da scontare per chi tanto male ha fatto. Però il pensiero, solamente il pensiero che una persona, fosse anche la più criminale di questa terra, possa andare all'inferno per l'eternità, perché noi non sappiamo che cos'è l'inferno, questa è la verità, cioè abbiamo una nozione di tipo teorico, ma se noi potessimo avere un'esperienza reale dell'inferno, a un certo punto, fosse pure la persona più demoniaca di questa terra, noi non riusciremo a desiderare che vada lì dentro. E quindi ricordiamo questa potenza del perdono che guarisce se stessi e guarisce gli altri. Chi non riesce a perdonare per amor degli altri e neppure per amor di Dio, almeno lo faccia per amor di se stesso, perché il perdono è la testimonianza di tante persone che questo perdono lo hanno dato, sono entrati in questa dimensione del perdono. La testimonianza è che è un balsamo di guarigione spirituale come neppure la preghiera, neppure i sacramenti, neppure gli esorcismi stessi riescono a ottenere. Il perdono è la medicina per eccellenza. Ecco perché Gesù tanto ce lo chiede, perché vuole bene innanzitutto a noi stessi e sa che perdonare fa bene a noi. Colpisce poi, vediamo un altro aspetto di cui parla Padre Bamonte,
Un aspetto rilevante nell'esorcismo è questo. Spesso i presenti che assistono una persona cara, un familiare o un amico che subisce una possessione, toccano con mano la realtà ultraterrena. L'esorcismo diventa così un potente mezzo di evangelizzazione, uno stimolo alla conversione, alla virtù, alla preghiera, a un maggiore impegno nella fede, a una vita cristiana più intensa. L'insegnamento sulla realtà della presenza e dell'azione del demonio, se correttamente presentato nelle omelie e nella catechesi, offre alla Chiesa un'opportunità di evangelizzazione straordinaria. Ecco, amici, questo è un tema che mi ha sempre molto colpito, mi ha sempre fatto riflettere, prima che lo ritrovassi anche in questa bella testimonianza del padre Bamonte, cioè tante persone si chiedono addolorate. E scosse nella fede, talvolta si domandano: ma perché Dio permette questo? Perché Dio non mi toglie questo problema? È ancora qui una logica di tipo umana che rifugge dal considerare che Gesù è morto in croce, non ha avuto una vita trionfalistica e non ci è venuto a salvare. Diciamo su un carro d'oro o altro di questo genere, ma è tutta una croce la sua vita, no? Quindi noi già con questo potremmo dire, come diceva Sant'Alfonso: e tu, fratello mio, che ti lamenti e dici: ma io che ho fatto per avere questo, io che ho fatto per avere quello? Questa domanda non farla a me, diceva Sant'Alfonso, ma falla a quella persona lì, a quell'uomo crocifisso, e vedrai che lui ti risponde: io che cosa ho fatto per stare in croce? Io che cosa ho fatto per essere crocifisso, disprezzato, umiliato, sputacchiato, umiliato in questo modo e trattato come un demone quando sono Dio e ho fatto solo bene? Omnia benefecit, dice l'Evangelista Marco, ha fatto bene tutte le cose, Gesù, e facendo bene tutte le cose è finito in croce. E allora noi dobbiamo cercare di non far prevalere i pensieri umani perché ci sviano dalla verità. Anche se sono comprensibili, ci sviano dalla verità. Ricordiamo invece che Gesù, il nostro Dio, è un Dio crocifisso. Comunque, qual è l'aspetto interessante? Che questa manifestazione delle tenebre, che poi richiama anche una manifestazione della luce, perché poi dopo le persone che iniziano un cammino di guarigione, c'è cioè lo scontro tra tenebre e luce, sono come uno squarcio, come se si squarciasse il velo del mondo spirituale e noi quelle cose spirituali che non vediamo ordinariamente le vediamo. Ma una cosa proprio banale per capirci: se uno va in una chiesa dove si praticano preghiere di guarigione, di liberazione, con persone indemoniate o comunque disturbate, vede delle cose allucinanti. E, come dire, se una persona onesta dice: no, queste non sono allucinazioni, insomma, qua non si tratta di allucinazioni. Si apre il velo del mondo spirituale e uno vede anche la bruttezza, effettivamente la vede in faccia, la bruttezza del male. E allora quel peccato tanto amato, tanto desiderato, a un certo punto sì, ci avrò ancora lo stimolo della passione che mi spinge a peccare, però sapendo chi c'è dietro, che cosa mi produce, beh, uno è meno, diciamo così, va con meno facilità a peccare. E, insomma, diventa una catechesi. E oggi che i preti non fanno più queste catechesi sulle realtà ultraterrene, sul male, sulla grazia, ci rimane forse tra le uniche spiagge a cui ricorrere proprio queste esperienze qua, per renderci conto che invece queste verità non sono sbiadite, come valevano 2000 anni fa, 1000 anni fa, 500 anni fa, continuano a valere oggi, anche di più. Chi ce le ricorda? Più nessuno. E allora ecco che addirittura queste persone, purtroppo così colpite, vessate, addolorate per tutto il male che sperimentano nella loro vita, diventano evangelizzatori, loro malgrado, pur non sapendolo, pur non rendendosi conto, diventano dei potentissimi evangelizzatori e la loro predica diventa una predica più efficace di quella dei preti stessi. Questo per dare anche un po' di consolazione a chi sembra che tutto inutile nella sua vita, solo dolore, solo tenebre, solo cose incomprensibili. Poi continua il padre Bamonte. Una caratteristica ricorrente negli esorcismi è l'insistente richiesta del demonio di essere adorato, attenzione, come se fosse Dio.
Il demonio che non vuole accettare la sua creaturalità si autoillude di essere Dio ed è avido di ricevere dagli uomini quel culto che spetta solo a Dio. Spesso, mentre lo sto esorcizzando, dice: adorate me, io sono Dio, mettetevi in ginocchio quando si pronuncia il mio nome, io sono l'Onnipotente, invocate me. Mamma mia, fa venire brividi, questa cosa, fa venire brividi. A queste espressioni, come suggerisce la norma numero 20 del rituale Romanum, Titulus de exorcizandis obsessis a demonio, rispondo con frasi della Sacra Scrittura, ad esempio con le parole di Gesù nel deserto: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. E poi con quelle di San Paolo: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Altre volte aggiungo frasi spontanee di questo genere: solo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo è Dio, non c'è altro Dio, prostrati davanti a Lui e adoralo. Ai ripetuti inviti ad adorare l'unico vero Dio, una tra le tante frasi con cui mi sono sentito rabbiosamente rispondere e che esprimono tutta la superbia e la presunzione di quell'essere è questa: mai, mai, io sono Dio, guardati intorno e vedi come tutti mi seguono, come tutti cercano quello che io gli voglio dare. Questa è una amara constatazione, purtroppo è vero che lo seguono, è più la gente che segue il demonio che segue Dio, ma non perché lui è Dio. Ecco la menzogna. Che lo seguano, dal fatto che lo seguano, non scaturisce il fatto che sia Dio. E questo modo di parlare del demonio ci getta anche, come dire, ci getta un po' di luce su in che modo, sul fatto, su come lui è menzognero. Lui non è mai menzognero dicendo una bugia al 100%. Lui prende sempre un aspetto vero, ma fa arrivare a una conseguenza che non è logica, cioè, o meglio, che secondo la sua logica, ma non è una vera logica. Cioè, insomma, mischia l'errore con la verità. È proprio in questo modo che convince dell'errore. Guardate, fratelli, queste sono cose che noi dobbiamo avere presenti. Che in effetti è vero che lo seguono. Innanzitutto non è vero tutti, quindi già questa è la prima menzogna. Però che tanti, e più di quelli che seguono Dio, seguono lui, purtroppo, perché e tutti cercano ciò che lui vuole dare, questo è vero, ma anche qui non tutti, ma molti. Ma ripeto, questo non significa che sia Dio, perché uno può seguire anche un semplice uomo perché è potente e gli dà quello che vuole, ma questo non significa che quell'uomo è Dio, anche se si crede tale. E fratelli, vedete, oggi siamo in questa ultima rivoluzione, la rivoluzione che è iniziata con l'umanesimo, ha poi avuto varie tappe di radicalizzazione malefica, e quindi l'umanesimo, Lutero, poi l'illuminismo, la rivoluzione francese e poi la rivoluzione comunista, la rivoluzione del 68. Oggi a che siamo? Siamo post 68. Adesso, mentre nel 68 il demonio si teneva ancora nascosto e faceva risaltare tutta, diciamo, la rivoluzione culturale, sessuale, ideologica, adesso oramai si presenta quasi senza maschere, chiede l'adorazione e tutti gliela danno. È facile vedere gente che pubblicamente, anche in TV, dice: io ho fatto un patto con Satana, e lo propongono agli altri per avere successo. Cioè, oramai il demonio si vuole far adorare, vuole farlo vedere pubblicamente che la gente lo adora, i suoi seguaci. Fratelli, aggrappiamoci a Dio, perché queste sono cose brutte, sono cose molto brutte. Adesso il tempo scorre, quindi senza commenti vi leggo le ultime cose del padre Bamonte. Un altro caratteristico atteggiamento del demonio durante gli esorcismi è parlare di frequente di sterminio e distruzione. Tutto ciò che è bello, buono, sano, pulito, armonioso, con linguaggio beffardo, viene preso di mira con la minaccia di volerlo deturpare e distruggere. Si avverte il suo particolare odio verso il sacramento del matrimonio e verso gli affetti familiari. Reagisce in maniera estremamente violenta quando si benedice il matrimonio di due sposi o quando li si invita a rinnovare le loro promesse matrimoniali. Un giorno espresse molto bene il suo odio per la famiglia con queste parole: non mi piacciono ancora come vanno vestite le donne, devono essere sempre più svestite, così che il sesso sia sempre più dominante, io possa distruggere sempre più le famiglie.
Anche questo è da brividi, fratelli, eh? Altre volte ha definito gli organi sessuali con evidente linguaggio metaforico il centro del mondo. E anche questo fa venire brividi, fratelli. Ho riscontrato altre reazioni furibonde, anche quando ho benedetto il fidanzamento di giovani che si erano impegnati seriamente a vivere nella castità. Il demonio qualificava questa loro scelta come una porcheria. Capite come stravolge la realtà? La porcheria sarebbe la castità e non quelle che offre lui. Oh, fratelli. Veramente aggrappiamoci a Dio e fuggiamo questo mostro, questa bestia e tutto ciò che lui ci propone. Un altro aspetto della personalità del demonio che si evidenzia fortemente negli esorcismi è il suo puro odio. Egli gode del male, in qualunque forma si realizzi. Una volta ha gridato queste parole: prendi quello schifo del libro dell'Apocalisse, c'è scritto di quella donna che partorisce, io i bambini cerco sempre di mangiarli, sai come? E ha descritto con parole tremende lo sterminio giornaliero in ogni parte del mondo di migliaia di bambini nel grembo materno con l'aborto e le violenze sessuali sui piccoli. Quel che ancora più rendeva raccapricciante tali descrizioni era ogni volta l'aggiunta dell'espressione come godo, come godo. Vedete, fratelli, la catechesi che sta venendo fuori da queste mostruosità demoniache, molto più efficace di ogni predica che si possa fare su tali argomenti. Quando si fa, perché molto spesso non la si fa più. Questa stessa espressione l'ha usata anche riferendosi ai giovani che con la droga si riducono a larve umane e ai kamikaze che si fanno esplodere. Mi ha colpito molto anche il modo con cui capovolge le cose, considerando il bene male e il male bene. Mamma mia, qui ci sarebbe da fare una catechesi a parte, ma non c'è tempo, fratelli. Anche Padre Pio, in quella famosa, famoso episodio in cui il demonio si andò a confessare da Padre Pio, lui non lo riconobbe per tutto il tempo. Una persona distinta, vestita bene, tutta profumata, e diceva: ma chi è costui che mi sta davanti? Perché riesce con ovattata malizia, diceva Padre Pio questa espressione, con ovattata malizia a far diventare il bene male. Io se quasi quasi rimanevo avvolto in queste spire dei suoi ragionamenti, se non fossi stato lì protetto dalla Madonna e con la conoscenza dei padri della Chiesa, della dottrina, io gli rispondevo: ma è stata dura! Ecco, l'ovattata malizia del trasformare il male in bene, guardate fratelli, è una cosa mostruosa. Ad esempio, varie volte presentandogli una reliquia ha detto che puzza, è la puzza di chi ha scelto lui, si riferisce a Gesù Cristo, che per odio e disprezzo non nomina quasi mai. Presentandogli una corona del rosario l'ha definita catena maledetta con la croce in fondo. All'aspersione con l'acqua benedetta, ha protestato affermando di non voler essere lavato da quell'acqua che puzza e che lo brucia. Alle mie parole, benedici, Signore, questo nostro fratello, ha prontamente risposto che sia maledetto, lo porterò con me all'inferno. Alle parole del Vangelo, venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, io vi ristorerò, immediatamente ha replicato, venite a me voi tutti che siete allegri, venite a me voi tutti che siete perversi e io vi ristorerò. Una volta, mentre facevo un esorcismo, giunto alle parole dell'esorcismo, inimice fidei hostis generis humani mortis adductor, nemico della fede, avversario del genere umano, portatore di morte, il demonio espresse tutta la sua irresistibile aspirazione al male e per il male con queste parole. Il giorno in cui siamo andati via da lui, gli abbiamo detto: il potere del peccato sarà il nostro altare, su quello sacrificheremo le anime dei tuoi figli maledetti, su quell'altare faremo scorrere il sangue dei tuoi figli maledetti. C'è un Dio per chi odia, e questo Dio è il mio Dio. Mamma mia, mamma mia. Sempre poi nelle sue invettive emerge anche come egli è davvero colui che tenta continuamente di dividere gli uomini e di aizzarli gli uni contro gli altri. Ama infatti sottolineare che gli piace vedere l'odio fra gli uomini ed è avido delle malvagità umane, perché, come ha affermato più volte, sono cibo che mi alimenta e mi rafforza. A tal proposito, tante volte l'ho sentito affermare, in perfetta sintonia con la teologia, che il male è una scelta della nostra volontà e quando la volontà umana, sorretta dalla grazia, gli si oppone, non può nulla. Allo stesso tempo, tante volte, ha anche affermato, in maniera molto chiara, questa sua principale attività in mezzo agli uomini, che è appunto la tentazione. Una volta, al momento in cui viene definito dal rituale degli esorcismi malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, cioè radice di tutti i mali, fomite dei vizi, seduttore degli uomini, ingannatore dei popoli,
ha espresso la sua attività tentatrice con queste parole eloquentissime. Il nostro dovere è tentare sempre, chiunque, dovunque e comunque. Qualcuno ci cade nella nostra rete, qualcuno ci cade per sempre. Un'ultima esperienza e qui concludo, concludo cari amici, questa è stata una bomba oggi, ve l'ho detto che sarebbe stata una cosa un po' eccezionale. Questa è un'ultima esperienza che riporto, dice Padre Bamonte, tra quelle che mi colpiscono molto duramente è toccare con mano la potenza e l'efficacia della preghiera. L'esorcismo è un'azione liturgica, quindi è preghiera della Chiesa. L'esorcista non esorcizza a suo nome, ma in nome di Cristo e della Chiesa. Ebbene, se si rimane molto dispiaciuti per le sofferenze che il demonio infligge alla persona che possiede, allo stesso tempo riflettendo comprendiamo che se questa preghiera disturba così tanto il demonio, appunto di causargli tali reazioni, allora qualsiasi altra preghiera, liturgica o privata, se fatta con fede, porta il suo frutto, anche se non ne vediamo così sensibilmente e immediatamente gli effetti. Tutto questo ci sprona ad amare la preghiera, sia quella comunitaria sia quella individuale, aumentarne il desiderio e la frequenza, con la certezza che la preghiera sincera è sempre causa di un effetto benefico anche su noi stessi, sebbene sul momento non sia sempre percepibile. Ricordo come una volta il demonio stesso, suo malgrado, dovette confermarlo dicendo senza dubbio, costretto da Dio: se voi uomini viveste in ginocchio davanti a lui e cantaste le sue lodi come fanno gli angeli, noi non avremmo tutto il potere che ci date su di voi. Cari fratelli e sorelle, io ultimo qui il mio intervento, perché siamo anche oltre i 30 minuti, ma questi 5 minuti qui servivano questa volta per completare un discorso veramente forte. Io vi invito, poi quando questa catechesi sarà messa a disposizione, anche di diffonderla, perché è un sunto veramente a 360 gradi di cose potentissime che possono produrre anche conversioni in chi vive una vita malvagia, perché sono cose di una potenza incredibile. Quindi aiutiamoci e aiutiamo anche gli altri. Un saluto da Fra Pietro, Dio piacendo, ci rivediamo, ci risentiamo meglio il mese prossimo sulle stesse frequenze e con la stessa rubrica. Ave Maria, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.